È arrivato il momento di confrontare Dream H12 Pro e Tineco S7 Pro, due tra i lavapavimenti più desiderati, più lodati e più richiesti. E quale migliore momento se non le offerte Amazon? Siamo nel pieno delle offerte di primavera di Amazon, i prezzi sono scontatissimi, le offerte sono imperdibili e io ho i codici sconto per voi. Quindi oggi vi dico quali sono le differenze tra Tineco S7 Pro e Dream H12 Pro, in modo che in base alle vostre esigenze voi possiate fare la scelta più giusta risparmiando. Ovviamente ti invito a iscriverti al mio canale Telegram, dove condivido in tempo reale tutte le offerte imperdibili di questo evento. Non perdiamo tempo e iniziamo con le differenze. Oggi vediamo le differenze tra prezzo, modalità di pulizia, autopulizia e autoasciugatura, maneggevolezza, capienza dei serbatoi, pulizia a filo, autonomia, display e connettività e le funzioni esclusive dell'una e dell'altra. Iniziamo col dire delle cose fondamentali per la lavapavimenti. Perché? Perché è un attrezzo che intanto ti cambia la vita, perché davvero ti rivoluziona il modo di fare le pulizie in casa, veloce, maneggevole, pratica, in mezz'ora hai pulito tutta la casa, ma soprattutto dobbiamo dire che lava il pavimento con acqua pulita sempre, perché ha due contenitori, uno dell'acqua pulita e uno dell'acqua sporca. Questo ovviamente per entrambe le lavapavimenti. E questo è importantissimo se per esempio hai bambini o hai animali. E adesso andiamo a vedere le differenze reali tra l'una e l'altra, ma sappi che giù in descrizione ti lascio il video completo di tutte e due, così puoi andare a vedere il video dettagliato dove ti parlo esclusivamente dell'una o dell'altra. La prima cosa da valutare è il prezzo. Perché? Perché il prezzo è importante per tantissime persone. In questi giorni il prezzo lo troverai super scontato, il prezzo più scontato di sempre. E se applichi il mio codice sconto sarà ancora più scontato. Ti lascio giù in descrizione il link dedicato al codice sconto. Ma c'è anche da dire che la Tineco S7 Pro è l'ultima uscita in casa Tineco ed è uscita veramente recentemente, forse l'anno scorso. Quindi parliamo di funzionalità aggiuntive, parliamo di funzionalità più tecnologiche e quindi di un prezzo leggermente più alto. Però certamente se il prezzo è importante per te, scegliendo la Dream H12 Pro sicuramente farai una scelta intelligente e sicuramente in entrambi i casi ti cambierà la vita. Modalità di pulizia. La Dream H12 Pro ha tre modalità di pulizia: la modalità automatica, ultra e sola aspirazione. Automatico significa che rileva lo sporco del pavimento e in automatico aumenta la potenza in relazione allo sporco che rileva. Ultra significa che produce acqua elettrolitica. L'acqua elettrolitica ha un maggiore potere pulente e quindi se hai animali, se hai bambini, questa è una chicca di pochissime lavapavimenti. E poi la modalità sola aspirazione, che come ti racconto sempre, mi salva sempre perché mi si è allagata la casa più volte e quindi con la modalità sola aspirazione riesco a tirare sull'acqua. La Tineco S7 Pro invece ha quattro modalità di aspirazione. La modalità automatica, che sarebbe, loro la chiamano iLoop, è quindi quella che più rileva sporco, più aumenta la potenza. La modalità ultra, con la produzione di acqua elettrolitica. La modalità sola aspirazione, esattamente come la Dream H12 Pro, e in più ha la modalità max, cioè la massima potenza. Se tu hai bisogno di lavare un pavimento molto sporco, puoi attivare la massima potenza di aspirazione e di lavaggio, contemporaneamente ovviamente. Autopulizia e autoasciugatura. Entrambe sono dotate della funzione meravigliosa di autopulizia. Cosa significa? Che si lavano da sole. Quindi, finita la pulizia della tua casa, non avrai bisogno di smontare il rullo, lavarlo sotto l'acqua, farlo asciugare. Perché? Perché ci pensa lei. Finita l'autopulizia si attiva l'autoasciugatura. Cosa significa? Che la macchina inizia a produrre aria calda a 55 gradi che va intorno al rullo, che gira in due direzioni e quindi il rullo si asciugherà in maniera naturale con l'aria calda, come se avesse proprio un phon. E quindi in questo caso non dovrai neanche estrarre il rullo bagnato e mettere quello asciutto perché si asciuga da sola. Questo per evitare muffette, cattivi odori, insomma la Dream è molto attenta a questo secondo processo che oltre all'autopulizia fa anche l'autoasciugatura. La Tineco S7 Pro ha due modalità di autopulizia. Autopulizia gestita sempre con l'acqua elettrolitica.
è la modalità breve, che dura 2 minuti. L'altra è la modalità profonda, più incisiva, che dura 6 minuti. Quindi produce l'acqua elettrolitica, poi lava il rullo, poi lava l'interno della macchina. Quindi cosa significa? Che non solo il rullo sarà pulito, ma saranno puliti tutti i canali all'interno della macchina con l'acqua elettrolitica, quindi con un maggiore potere pulente. Nel processo di autopulizia della Tineco S7 Pro è fondamentale il raschietto, perché il raschietto preme nel rullo sia quando lava sia quando si autolava, e quindi fa una breve centrifuga anche quando lava il rullo, quindi non ci saranno residui di acqua sporca che rimarranno nel rullo, perché mentre lo lava lo strizza. Maneggevolezza. Questa è una cosa che mi ha fatto titubare all'inizio prima di provare le lavapavimenti. Perché? Perché io pensavo fossero pesanti, si dovessero spingere e tirare. All'epoca avevo anche un grande problema alla spalla e quindi ho proprio rinunciato. Quando le ho provate non potevo credere ai miei occhi. Perché? Perché specialmente in questi ultimi modelli la fatica è zero. Perché? Perché sono dotate di una specie di autopropulsione che ti aiuta in avanti e indietro. Quindi proprio tu puoi gestire lavapavimenti con un dito. La Dream H12 Pro pesa 4 kg ed è dotata di autopropulsione, quindi non sentirai il peso della macchina. La Tineco S7 Pro invece pesa 5 kg, ma ha le ruote motorizzate. Cosa vuol dire? Intanto sono ruote più grandi e più gommate, ma sono dotate di un meccanismo che si chiama Smooth Power, che proprio motorizza le ruote e cammina da sola. È come se intuisse la direzione dove tu vuoi andare, andasse e anche al contrario tornasse da sola. Se guardi il video dedicato vedi proprio come io la tengo con un dito. Entrambe sono leggerissime, entrambe sono maneggevolissime ed entrambe non ti affaticheranno nel processo di pulizia, questo è certo. Per quanto riguarda la capienza dei serbatoi, hanno più o meno una capienza simile. La Dream infatti ha un contenitore dell'acqua pulita di 900 ml e di 700 per l'acqua sporca, mentre la Tineco S7 Pro ha un contenitore dell'acqua pulita da 850 ml e quello dell'acqua sporca da 720. Insomma, poca roba che non può fare la differenza. Entrambe le spazzole sono dotate di pulizia a filo. Cosa significa? Le prime versioni, i primi modelli avevano un bordino lateralmente che non ti consentiva di arrivare a pulire fino al battiscopa. Questi nuovi modelli invece hanno assolutamente la pulizia a filo, quindi vanno assolutamente a filo col battiscopa. Non troverai più quel bordino da un centimetro che dovrai pulire a mano come succedeva nei vecchissimi modelli. Parliamo del display. Perché? Perché nella S7 Pro il display è veramente innovativo, è tecnologico, è colorato, è animato. È come se guardassi un cartone animato, perché c'è un piccolo omino che inizialmente, quando per esempio lo accendi, ti guida come un tutorial passo passo nel settaggio, quindi come settare la lingua, come impostare tutto, il volume, eccetera, eccetera. E quindi è veramente un display ultra moderno. Il display della Dream H12 Pro invece è un display basico che però ti dice tutto quello che devi sapere, quindi ti dice la modalità di pulizia che stai utilizzando, ti dice quanta batteria ancora ti rimane, la potenza del momento e ovviamente è parlante. Le voci possono essere disattivate in entrambi i modelli. Parliamo dell'autonomia della batteria. La durata della batteria, l'autonomia della batteria a piena carica dipende da come si utilizza, perché se io utilizzo il mio lavapavimenti sempre con la massima potenza mi durerà molto poco. Perché? Perché assorbe molta potenza, molta energia. Se invece io lo uso nella modalità standard oppure nella modalità ultra, lascio che sia lui a capire quanto sporco ci sia e quindi ad attivare la massima potenza in autonomia, ovviamente mi durerà di più. Questo dipende da quanto è sporco il tuo pavimento, in sintesi. E quindi non si può in realtà dire quanto è l'autonomia in maniera certa. Le aziende però dichiarano questo: la Dream H12 Pro assicura una durata fino a 35 minuti e la Tineco S7 Pro fino a 40, quindi siamo là. L'ultima
L'ultima cosa che mi rimane a dire sono le funzioni esclusive di una delle due, che è la più recente. E quindi hanno messo le ruote motorizzate, queste Smooth Power. Ci sia la luce, e io sono una grande fan della luce, e quindi sopra la spazzola è dotata di una potentissima luce LED che ti consente davvero di vedere tutto, tutto ciò che l'occhio umano non potrebbe vedere senza. Quindi quando pulirai il bagno vedrai la quantità di capelli e di peli che rimarrai a bocca aperta. Un'altra caratteristica esclusiva è il raschietto, per esempio, è che quindi centrifuga contemporaneamente al lavaggio e contemporaneamente ai 450 giri al minuto, quindi veramente potenzia l'efficacia di tutto. Perché? Perché lascia il rullo sempre pulito. E poi l'ultima cosa, la Tineco ha un'app dedicata, un'app dove puoi inserire tutti i prodotti Tineco in un'unica app che ti ricorda quando devi cambiare il filtro, quando devi svuotare, puoi attivare l'autopulizia per esempio dal divano per chi volesse, insomma una chicca in più. Una caratteristica unica invece della Dreamy H12 Pro è quella di avere l'autosciugatura, che la Tineco non ha, e quindi dopo che avrai fatto fare l'autopulizia in maniera autonoma farà l'autoasciugatura del rullo. Quindi tu proprio non te ne dovrai occupare proprio, la dimentichi, fai altro. Questo è il vantaggio reale di questi elettrodomestici incredibilmente innovativi che, non mi stancherò mai di dirlo, cambiano la vita. Conclusione. Esiste una lavapavimenti migliore? No, esiste una lavapavimenti migliore per le tue esigenze. Quindi, in base a ciò di cui tu hai bisogno, sceglierai quella che fa per te. Io ti ho illustrato le differenze e le caratteristiche, adesso a te la scelta. Ricordati di applicare i codici sconto e di verificare le offerte in corso. Io come sempre ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo.